Le sentenze condannano Rosa Bazzi e Olindo Urbano su 3 prove. Il riconoscimento dell'unico superstite, signor Frigerio, una macchia di sangue che è stata trovata sul battitacco della macchina di Romano, 2 settimane dopo peraltro i fatti, e successivamente le confessioni. Io sostengo che queste 3 prove non sono genuine, soprattutto alla luce delle tecnologie e scientifiche, tecniche nuove, non sono sufficienti per giustificare la condanna. Vengo a contatto con un avvocato con cui ho avuto dei rapporti assolutamente professionali, normali, nell'ambito di un altro processo, che un giorno mi ha parlato di criticità che c'erano in tutta questa indagine che poi ha portato alla condanna all'ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano, e quindi mi ha dato da leggere un libro. Più andavo avanti nella lettura, prima del libro, poi man mano anche degli atti, l'ascolto degli interrogatori, l'ascolto nel senso che sono registrati, ho incominciato a fortemente dubitare della colpevolezza dei 2 condannati. Poi, leggendo consulenze tecniche nuove che sono state fatte negli anni successivi, con metodologie che nel frattempo si erano sviluppate, ho iniziato a bozzare un qualcosa fino ad arrivare a quella che ho chiamato una richiesta di revisione. Da quel momento per me finisce il mio lavoro e quindi ho depositato. Che cos'è che quindi l'ha spinta a ritenere Rosa Olindo non colpevole? Io mi sono concentrato su quello che mi dicono le sentenze. Le sentenze condannano Rosa Bazzi e Olindo Urbano su 3 prove. Il riconoscimento dell'unico superstite, signor Frigerio, una macchia di sangue che è stata trovata, che sarebbe stata trovata sul battitacco della macchina di Romano, 2 settimane dopo peraltro i fatti, e la macchina non era stata sequestrata, e successivamente le confessioni. Io sostengo che queste 3 prove non sono genuine. Queste 3 prove non possono essere, soprattutto alla luce degli sviluppi tecnologici e scientifici, non sono sufficienti per giustificare la condanna. Che adesso sono a giudizio della Corte d'Appello di Brescia. Io credo che bisogna anche essere rispettosi di quello che il sistema nostro prevede e dare il tempo e modo alla Corte d'Appello di Brescia e al procedimento che ci sarà e che inizierà l'1 marzo di fare il loro lavoro. Ci sono un po' di video disponibili in rete in cui ci sono appunto le confessioni che sembrano però molto dettagliate. Ecco, io non so cosa lei vede in rete. In rete si vedono quelle pseudo confessioni che in realtà confessioni non sono, che sono state registrate da un consulente tecnico di parte che avevano tutt'altro fine. Non sono quelle le confessioni su cui si fonda si fondano le condanne, sono delle dichiarazioni rese davanti alle telecamere di un consulente di parte che, per quanto ne so io, sarebbero dovute essere utilizzate per un ipotetico incapacità o parziale o totale di intendere di volere delle parti, quindi non sono confessioni. Ci può accennare un dettaglio di qualcosa che le fa pensare che non siano state raccolte in maniera autentica? Rosa Bazzi e Olindo Romano vengono interrogati, adesso io parlo di interrogatorio tecnico, vengono fermati il giorno 8 gennaio e interrogati l'8 gennaio. Poi vengono riinterrogati 2 giorni dopo, ovvero il 10 gennaio. Questi sono i 4 interrogatori a cui mi riferisco. Ecco, questi 4 interrogatori, nei primi, quelli dell'8, tutti e 2 dichiarano, adesso banalizzo e semplifico, si dichiarano innocenti. 2 giorni dopo ognuno confessa cercando di scagionare l'altro. Cioè la confessione in realtà è una confessione incrociata nell'intento io confesso ma l'altro non c'entra nulla. Tra l'8 e il 10 dicembre succedono delle cose che ovviamente così chiare non sono ancora emerse, ma certo è che ci sono stati degli interventi da parte di alcuni carabinieri su di loro, ma certamente ci sono state delle influenze
sui due, approfittando appunto un po' della loro capacità, almeno così emerge dagli atti. In qualche modo emerge anche dalle intercettazioni ambientali che poi sono state fatte anche in carcere, perché sono stati messi insieme, ma noi non c'entriamo, sì, ma è meglio, ma così, ma se confessiamo è meglio, così confesso io, così tra 5 anni esco, così mi hanno detto, cioè tutte cose che mi lasciano dire alla fine che questi interrogatori hanno per me un sapore di non genuinità. Adesso io lo dico in maniera molto generica e superficiale. Aggiungo, e questo perché l'ho scritto nell'atto, che i pubblici ministeri, 4, che è già di per sé una roba abbastanza, diciamo, anche qui tenendomi molto blando, insolita, che esercita una forte pressione su appunto due persone che non hanno le capacità socio-intellettuali, diciamo così, per esistere più di tanto. A mio avviso ritengo che queste confessioni abbiano tutto meno che il carattere di genuinità. Le dichiarazioni di Frigerio, di leggerle in maniera diversa, perché è pacifico che Frigerio all'inizio, nel primo esame, dice che si trattava di una persona che lui non ha mai visto, che ha la pelle olivastra, che tendenzialmente dà dei riferimenti che certamente non vanno nella direzione di Olindo. Ma non ha paura che tutto poi si risolva in una conferma? Ma guardi, io non ho paura, nel senso che io ho fatto il mio dovere, credo di averlo fatto in maniera seria, in maniera onesta, in maniera distaccata, senza nessun interesse, come secondo me il magistrato deve fare, anche il magistrato del pubblico ministero, che non è, tanto per essere chiari, non è l'organo dell'accusa, il pubblico ministero è un organo della giurisdizione. Se io trovo degli elementi che scagionano l'imputato, io ho l'obbligo di portarli davanti al giudice, ho l'obbligo dell'imparzialità sotto questo profilo. Il pubblico ministero è un organo pubblico ed imparziale.